Una ciambella riuscita con il buco, una di quelle giornate che meritano una pagina nel piccolo libro della storia del nostro sport, peraltro ancor più importante perché va a raddoppiare quella di due stagioni or sono. Il piccolo e torrido centro cremasco di Romanengo, dove anche all'ombra si percepiva una canicola umida davvero estiva, ha portato il ciclismo del Verbano Cusio Ossola sul tetto d'Italia. Si sono assegnati ieri i campionati italiani a cronometro individuale di tutte le categorie e tanto Elisa Longoborghini, in gara con la casacca delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato tra le donne Open, sia Filippo Ganna del team Colpack tra gli under 23 hanno fatto ascoltare a tutti l'inno di Mameli, vincendo medaglia d'oro e maglia tricolore. Per l'Orna Bassese è arrivato il secondo titolo nazionale in carriera, anticipando di un secondo Tatiana Guderzo delle Fiamme Azzurre e Silvia Valsecchi della B-Pink a 23 secondi di ritardo. Mi hanno rubato la bicicletta a Malpensa dopo la Viva Women's Tour in Gran Bretagna, ha detto Elisa. Ho corso con una bici non mia, è stata dura, ma la condizione c'era e sono riuscita a vincere, sono davvero soddisfatta. È stata per me una cronometro abbastanza dura perché non l'ho preparata affatto. Sono contenta, è stata una vittoria di forma, è un momento in cui pedalo abbastanza bene e mi piacerebbe provare a far bene anche sabato al campionato italiano su strada. Poche ore dopo Romanengo ha celebrato il titolo Under 23 di Ganna. Il corazziere di Vignone del team Colpack, che dopo le vittorie nel campionato mondiale su pista a Londra nell'inseguimento individuale e dopo la vittoria nella Parigi-Roubaix Espoir, ha centrato quel terzo titolo nazionale del cronometro che già aveva vinto da allievo e da juniores, battendo Giovanni Carboni, un Eurovillier, di 5 secondi che al primo intertempo era largamente in vantaggio, mentre al terzo posto è arrivato il compagno di squadra della Colpack, Said Lizde. Ho dovuto spingere fino alla fine, ha detto Ganna stanchissimo a fine corsa. Carboni è andato forte e mi ha fatto penare, il tracciato era tecnico e non così adatto a me. Alla fine però ho vinto ed è stata una grandissima soddisfazione. Ma sì, di sicuro è una grande soddisfazione per me, ma credo anche per la squadra, perché oggi c'è anche qui Beppe. Prima di partire gli dicevo che stavo male apposta, però alla fine abbiamo portato a casa questo bel risultato e devo veramente dire grazie anche alla squadra che è sempre stata vicina in questi giorni. In gara nella crono tricolore juniores anche tre ragazzi della SC Verbania Bustese Olonia, col mergozzese Andrea Bartolozzi, che ha portato a casa risultati non vicinissimi ai primi, ma che sono stati un grande bagaglio di esperienza. Sia Elisa Longoborghini che Filippo Ganna saranno impegnati sabato nelle gare in linea per fare bene, la prima a Boario Terme, il secondo a Comonte di Seriate. Dopo i titoli della cronometro, Ganna e Longoborghini non c'entrano lo storico bis tricolore, ma sono stati grandi protagonisti nelle gare in linea disputate oggi. La gara delle ragazze si è corsa a Darfo Boario Terme, su di un tracciato non durissimo che solo negli ultimi due giri del percorso ha visto da affrontare lo strappo del muro di via Cornaleto, uno strappo breve al 16% di pendenza che però alla fine ha fatto la corsa. Dopo molti tentativi di fuga chiusi proprio dal lavoro della formazione delle Fiamme Oro di Elisa Longoborghini, quando la fuggitiva Simona Frapporti delle Fiamme Azzurre aveva più di due minuti di vantaggio, ecco il finale scoppiettante con l'Orna Bassese che ci prova proprio sul muro al penultimo passaggio e guadagna 20 secondi su Elena Cecchini, Tatiana Guderzo, Rossella Ratto, Soraya Paladin, Anna Stricker, Giorgia Bronzini e Maria Giulia Confalonieri. Il lavoro delle esponenti delle Fiamme Azzurre però è deleterio e pian piano il gruppo chiude su Elisa. Allunga poi Elena Cecchini che, ben spalleggiata dalla squadra, guadagna 20 secondi. Finale spettacolare con Elisa che in meno 4 contrattacca da sola per cercare di tornare sulla Cecchini, ma c'è poco da fare. Nonostante la generosità dell'Orna Bassese, la maglia tricolore è per la terza volta consecutiva di Elena Cecchini. Elisa però è splendida seconda, probabilmente la più forte di giornata e senza squadra. Terza Giorgia Bronzini. La dura prova degli Under 23, corsa in vetta a Comonte di Seriate con i 9 passaggi sul Colle dei Pasta, ha visto Pippo Ganna in maglia Colpack lavorare sin da metà corsa per favorire i propri compagni più avvezzi al tracciato. Nel finale, con la gara racchiusa in 40 secondi tra attaccanti e gruppi vari, è spettacolo puro. Da prima attacca da solo Vincenzo Albanese del team Opla, ma dietro il lavoro di Ganna in prima persona favorisce il rientro del gruppo e la volata della prima punta del team Colpack, Simone Consonni, che correva in casa, che vince e regala al suo team la doppietta tricolore, anticipando Albanese e Rocchetti. Per Ganna molto cuore e gli europei su pista, grande obiettivo, che si avvicinano sempre di più.
Ancora atletica allo stadio Boroli di Gravellona Toce. Sabato è andato in scena il primo meeting Giovani Speranza, riservato alle categorie esordienti, ragazzi e cadetti. La partecipazione è stata un po' sotto le aspettative degli organizzatori dell'ASD Gravellona VCO. Finite le scuole, molti ragazzi infatti sono già partiti per le vacanze nei campi estivi. A tal proposito è intenzione l'anno venturo di anticipare l'evento per permettere a tutti di partecipare. Al mattino a competere sono stati gli esordienti suddivisi in A, B e C, per nati negli anni che vanno dal 2005 al 2009. Per gli esordienti B e C, che sono i primi approcci con l'atletica, le prove risultano essere poco più di un gioco. Invece degli ostacoli, infatti, dovevano superare le cassettine della frutta su un breve percorso. In tale gara si sono distinti Agnese Minazzi dell'Avis Marathon Verbania tra le femmine e Domiziano Salvalaggio del Gravellona VCO tra i maschietti. Ostacolini invece per gli esordienti A, con primo posto per Elisa Genesini del Gravellona VCO e di Mattia Ponti della Podistica Arona. Nel lancio del Vortex, primo posto Domiziano Salvalaggio per gli esordienti B e C e di Lorenzo Fadino nel gruppo Atletica Verbania negli esordienti A. Tra le femmine a lanciare più lontano sono state Isabella Pastore del Bugella Sport tra le esordienti B e C e la sorella Annalisa tra le esordienti A. Nella corsa dei 300 metri più veloci sono stati Pietro Minazzi dell'Avis Marathon tra i B e C e Mattia Ponti negli A. In campo femminile troviamo ancora al primo posto le sorelle Annalisa e Isabella Pastore nelle rispettive categorie. Pomeriggio dedicato invece alle categorie ragazzi e cadetti. I ragazzi sono stati impegnati nella specialità del triathlon, che comprende il lancio del Vortex, salto in alto e 60 metri ostacoli. Le prove singole sono state vinte in campo femminile da Francesca Tagliabue dell'Atletica Cairatese nel Vortex e nell'alto, mentre negli ostacoli ha fatto pari merito con Martina Sibiglia del Gravellona VCO. Tra i maschi, primo posto nel Vortex per Andrea De Carli del GAV, Diego Fattori dell'Atletica Cistella, che si è ripetuto anche negli ostacoli. Classifica finale ad appannaggio di Martina Tagliabue e di Massimiliano Piana del Gravellona VCO. Tra i cadetti, successo di Cristian Bogliano dell'Atletico Mercurio e di Giulia Franceschetto del Cistella nei 300 metri. Negli ostacoli, vittoria per Chiara Falcone del Cistella e di Riccardo Girgenti del Genzianella. Nel getto del peso, primo posto per Daniele Biancossi del Cistella e di Lorenzo Caretti nel GAV. Nel salto in alto invece si è imposto Vincenzo Zabarino del Cistella. Al meeting ha partecipato anche il GSH Sempione 82 del presidente Angelo Petrulli, con i propri atleti alla ricerca dei tempi minimi per partecipare ai campionati italiani. L'atletica al Boroli ritornerà il prossimo 25 settembre in occasione della 21esima edizione della mezza maratona del VCO, valevole come campionato regionale piemontese individuale e di società, nella quale sono attesi un migliaio di atleti. Bilancio più che positivo per l'edizione 2016, la terza della 12 per un'ora del CSI di Verbania, organizzata all'interno del parco di Villa Maioni ed inserita nel programma dello Sport 24. La kermesse podistica è scattata sabato mattina alle 10.30 con la prima batteria, per chiudersi dopo 12 ore. Nella classifica squadra la vittoria è andata al Pesce d'Oro, che non ha avuto rivali. 445 i giri percorsi dei 12 concorrenti per complessivi 171.574 metri. Al secondo posto la gioielleria Rimella, Aika Team, che ha battuto per soli 77 metri la Top Iron. Per le due squadre lo stesso numero di giri, 415. Più staccata la squadra Sport e Sportivi, ai piedi del podio, con 405 giri percorsi per 156.128 metri. Quinta piazza per Area Sport, con 151.092 metri, pari a 392 giri. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, Marco De Mattei della Top Iron ha percorso 41 giri, 16 km e 19 metri, sua la miglior performance. Al secondo posto Andrea Perinato, che si è fermato a 41 metri dal vincitore. Terzo posto per Michael Cagnacci, per Elenan Team Salsiccia, 40 giri e 15.619 metri sotto le suole delle sue scarpe. Di rilievo anche la prestazione di Alessandro Lacqua, il portacolori del Pesce d'Oro, ha percorso 39 giri e 15.317 metri. Quinto, Roberto Tumolo, anche lui del Pesce d'Oro, quindi Paolo Boneseni del Carrefour e Lorenzo Raschi degli Amici di Damiano, Croce Verde Verbania. Una fine settimana da ricordare per lo Sporting Acoc della presidentessa Roberta Venturini, che ha centrato la doppietta nel calcio 11 e nel calcio 5 alle finali provinciali giocate a San Francesco.
in un periodo particolare per l'ospedale Madonna del Popolo di Omegna, una soddisfazione arriva grazie allo sport. E da testimonianza del fortissimo legame tra squadra e dipendenti, prima del via del match i giocatori di Matteo Boldrini hanno indossato una maglietta a sostegno dell'ospedale cittadino. Il successo contro il Montebuglio è arrivato dopo la lotteria dei calci di rigore. I tempi regolamentari ed i supplementari si erano chiusi sul 2-2. Partita davvero emozionante. Vantaggio del Montebuglio con Dini, replica con De Santis. Pirotecnico in finale, Puzzilla sembra scrivere la parola fine al match, ma proprio nel recupero su rigore lo Sporting Koch pareggia con Lopardo e rimanda il verdetto. Perfetti i rigoristi dello Sporting, mentre il Montebuglio ha fallito il penalty con Cesale e così è stata grande festa per la squadra omegnese. Festa che, come detto, è proseguita anche nel calcio a 5 con la vittoria nella Coppa di Comitato. Lo Sporting Coca ha battuto 10-6 gli ossogliani dei Gufos Bravi Ragazzi. Due i protagonisti assoluti della finale, da una parte Vittoni, dall'altra Storni, per entrambi poker di reti e prestazioni maiuscole. Nel calcio a 7 la favola della pizzeria della Posta Domodossola ha avuto il lieto fine contro il Paruzzarello. La squadra allenata da Frattasi è arrivata all'atto finale dopo aver sempre superato il turno da sfavorita, con il fattore campo a vantaggio delle avversarie. Nell'ultimo episodio della serie è stato equilibrio vero fino alla fine. Vantaggio della pizzeria della Posta, poi 1-2 del Paruzzarello che ribalta la situazione. Il Paruzzarello sfiora il tris con due traverse colpite, ma nella ripresa Cibrario sul rigore molto contestato e Ghignone firmano la remontada che vale il titolo provinciale. Dalla splendida cornice del San Rocco di Orta San Giulio inizia quella che è il vero e proprio avvicinamento alla prossima stagione. Sì, il posto effettivamente, io non sono mai stato in questa zona qua, è un posto spettacolare. E la stagione inizia fra un po', abbiamo ancora un pochino di tempo, però diciamo che si è chiuso, l'organico è quasi chiuso, siamo quasi al completo e quindi non resta che lavorare. Che cosa manca questa Igor in vista della prossima stagione? Ma io credo che, vedendo un po' come sono state allestite le squadre, anche gli avversari, secondo me il campionato quest'anno crescerà in maniera esponenziale, perché il livello secondo me si alza moltissimo. Ci sono almeno 6 squadre che possono competere per la vittoria finale, quindi sarà un campionato sulla carta difficilissimo. Avete messo anche però tanta esperienza dentro la vostra squadra. Sì, abbiamo cercato di costruire una squadra che fosse un buon mix di esperienze di ragazze giovani e speriamo che questo sia un viatico per una stagione, una buona stagione. E l'obiettivo quindi qual è? Entrare nella zona playoff? Ma guarda, io l'obiettivo faccio come ha fatto Conte, che mi è piaciuto molto, e che ha dichiarato che la squadra partiva a fari spenti. Anche noi partiamo a fari spenti sapendo che la concorrenza è molto alta, e però essendo consapevoli dei mezzi che abbiamo, quindi cercando di fare il meglio possibile. Una nuova esperienza in un ambito molto ambito come quella della Igor per una giocatrice molto giovane. Sì, questo sarà per me un anno assolutamente importante di crescita. Questo sarà un passaggio per me dalla Serie B alla Serie A e spero di trarre tutte le esperienze positive possibili, sia dal punto di vista tecnico, che sicuramente sarà una crescita decisiva per me, sia dal punto di vista umano, perché riesco a confrontarmi con delle giocatrici di massimo livello mondiale della storia italiana, quindi sicuramente anche dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportarsi dentro il campo al di là della tecnica. Per quanto riguarda anche impegni con la nazionale in quest'estate? Sì, quest'estate adesso sto facendo la maturità e appena finisco con la maturità vado in ritiro, raggiungo le altre mie compagne della Juniores e, se tutto va come deve andare, a fine agosto, inizio settembre ci saranno gli europei. Per poi gettarsi in questa avventura appunto con la Igor, in cui incontrerai anche un po' la tua idola dell'infanzia e della tua crescita professionale. Sì, infatti appena finirò di là raggiungerò le altre per iniziare questa esperienza con la Serie A. Sì, in effetti lo dicevo prima, mi avessero detto 2 anni fa che avrei giocato in squadra con la Piccinini, mai ci avrei creduto. Adesso invece mi sembra un po' ancora irreale, devo realizzare un attimo.
A 34 anni arrivi qui a Novara con la Igor per una stagione con quali obiettivi? Sicuramente spero tanto che questa società riesca a centrare l'obiettivo che da sempre si prefigge, quindi mi farebbe piacere essere, diciamo, una delle ragazze che contribuiscono a questo. Di sicuro io cercherò di farmi trovare pronta quando l'allenatore mi chiederà di essere pronta, insomma. L'anno scorso hai giocato a Soverato, è stata una buonissima stagione la tua e della tua squadra. Sì, sicuramente è stata buona perché siamo partite come punto di domanda e poi alla fine siamo arrivate seconde in campionato e in finale di Coppa Italia. La A2 è un campionato sicuramente diverso da quello di A1, quindi insomma siamo qui a fare qualcos'altro, dai. Ti definisci una giocatrice tosta, una giocatrice che mette tutto in campo e quindi cercherai di metterlo a disposizione anche di Beppe Fenoglio nella prossima stagione. Sicuramente, quando sei 1,79 m o sei cattivo e tecnico, cioè almeno provi a essere forte in questo, altrimenti a livello fisico ci sono giocatori comunque sicuramente molto più dotati atleticamente, quindi io metto molto agonismo anche in allenamento e insomma cerco sempre di dare il massimo. Erika Pastorelli, siamo pronti, le finali sono ormai prossime, Montecatini si avvicina, una bella soddisfazione al termine di un'annata importante. Una bella soddisfazione sia per noi, sia per le ragazze, ma soprattutto per la società che comunque è la prima volta che arriva a raggiungere un obiettivo così importante andando a fare le finali nazionali comunque di un under 14, di una squadra molto giovane ma molto promettente. Per quanto riguarda il percorso, com'è stato negli ultimi mesi dopo il campionato? Ci sono stati già degli scontri che vi hanno permesso di arrivare qui a quest'ultima fase di Montecatini? Sì, le fasi regionali sono state ovviamente quelle più impegnative come ci aspettavamo, però ne siamo uscite molto bene vincendo 3-0 tutte e due le partite che ci hanno appunto permesso di arrivare a Montecatini settimana prossima. Tu hai giocato, allenare però ti dà anche delle sensazioni differenti perché trasmettere qualcosa alle ragazze o in generale a chi fa sport è sicuramente un qualcosa di importante che ti lascia anche un sentimento in più, diciamo. Sì, guarda, sinceramente mi dà molta più soddisfazione allenare che giocare perché le vedi crescere, sai che comunque un pochino è anche merito tuo perché c'è dietro un lavoro importante, un lavoro faticoso, un lavoro di grande pazienza e quindi sicuramente ti danno un sacco di soddisfazione. Tante volte proprio venire ad allenare è una cosa che ti dà carica e ti migliora la giornata, ecco. Per quanto riguarda le fasi di Montecatini, come si struttureranno? Ci saranno dei gironi oppure direttamente degli scontri diretti? No, ci saranno dei gironi, quindi probabilmente il giovedì e il venerdì giocheremo 2 o 3 partite, saranno le partite del girone, mentre il sabato saranno le finali, quindi se si passa si andrà a fare le finali, se invece non si passa perché non ci si qualifica all'interno del girone non si faranno le finali. La Sprint Volley Gravellona Toce sta per arrivare alle finali di Montecatini al termine di una bellissima annata. Sì, è stato un po' difficile all'inizio, poi abbiamo cercato di vincerle tutte, ce l'abbiamo fatta. Pallavolo che vuol dire andare sotto rete, vuol dire schiacciare, vuol dire ricevere e sono tutti dei fondamentali che devono essere allenati. Vediamo anche le tue compagne, quanto è difficile anche allenarsi? Un pochino perché devi riuscire a imparare le cose nuove e viene un po' difficile all'inizio, poi se ti alleni bene riesci a farlo. Sei pronta, carica, emozionata? Sì, cioè nel senso quando ci hanno detto che potevamo andare ancora non pensavamo che saremmo riusciti a vincere, però alla fine abbiamo vinto. E siete migliorate anche parecchio durante questo tempo? Scorso, sì, rispetto all'anno scorso sì. Il 30 e 31 luglio non bisogna prendere appuntamenti perché nel Verbano Così Ossola arriva un evento davvero molto molto importante. Sì, in effetti quest'anno in qualità di responsabile tecnico per la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio sono riuscito a portare 2 grossi eventi, il campionato italiano assoluto il sabato che sarebbe il 30 luglio e la domenica 31 la Coppa del Mondo. Ci saranno circa 8, 9, magari anche 10 nazioni
Il gruppo di partecipanti sarà all'incirca sui 160 atleti, è un bel movimento. La federazione mi sta assistendo in maniera seria e convinta, e anche il comune di Pieve Vergonte. Il sindaco Medali e Maranoli mi stanno coadiuvando molto, dandomi disponibilità assoluta sulla logistica della gara, perché i tempi di chiusura della strada, si parla di 3 giornate con il traffico, insomma, e mi mettono a disposizione teatro e tutto, mi stanno aiutando e sono molto contento. Ecco, dove sarà la gara? La gara è in prossimità dove c'è l'ufficio comunale, la discesa che percorre tutto in fondo verso la fabbrica. Che tipo di gara sarà, che tipo di tracciato è? Ma il tracciato diciamo che non è dei più impegnativi, diciamo che è intorno al 9%, a differenza della gara scorsa che Massimiliano ha fatto il secondo posto, che parlavamo di un 17%, però ho preferito stare su una pendenza accessibile a tutti per via del campionato italiano, perché è mio intento portare anche tanti giovanissimi, e se creavo una pista troppo difficile ovviamente non venivano. Ecco, a livello organizzativo cosa significa ospitare il campionato italiano e il campionato del mondo? A livello organizzativo è molto impegnativo, perché diciamo ho voluto testare già lo scorso anno la finale di Coppa Italia e ho visto che ha avuto un discreto successo. Quest'anno chiaramente il seguito è maggiore, non si parla delle 50-100 persone, ma si parla di forse 500-600 persone tra allenatori, accompagnatori, atleti, e ho dovuto preoccuparmi di hotel con delle convenzioni, ospitalità, insomma, però ci sto riuscendo. Ho trovato dei collaboratori che ognuno sa fare il suo compito in maniera dignitosa e speriamo che vada tutto bene. Davanti ad una straordinaria cornice di pubblico a Malesco si è conclusa con la vittoria di Davide Caffoni e di Mauro Grossi il 52esimo rally delle Valli Ossolane. Una gara nella quale Davide Caffoni ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore, la sua bravura, facendo così un incredibile tris in questa gara di casa. Per Davide Caffoni davvero una gara da incorniciare, si è imposto in 6 delle 8 prove speciali, lasciando a Corrado Pinzano la vittoria in 2 prove. E Pinzano peraltro è stato sfortunato, avrebbe potuto impensierire il vincitore, ma è stato costretto al ritiro per un guasto meccanico nella prova di Aurano. Speciale questa che è stata fatale anche ad Andrea Giudici, ritiratosi invece per un incidente. Via libera così, pur mancando 2 dei protagonisti, per il secondo posto per Fabrizio Margalori e per Andrea Desti, quelli per la verità non si sono mai arresi e hanno sempre in qualche modo cercato di lottare dall'inizio fino alla fine. Terzo gradino del podio per Daniele Bestetti e Mattia Nicastri. Anche loro 2 sono stati davvero molto bravi e con molta onestà al termine della gara Bestetti però ha riconosciuto che non ci fosse stato il ritiro di Giudici e di Corrado Pinzano, forse il terzo posto non l'avrebbe mai raggiunto, però ha sempre gareggiato con coraggio, soprattutto dopo la sfortunata prova del sabato pomeriggio, quando ha avuto grossi problemi di meccanica, ha avuto problemi con la pompa della benzina e la sua gara è stata davvero in tutti i sensi a singhiozzo. Poi durante la notte la macchina è stata messa a posto e lui ha potuto riprendere ed andare veramente molto molto bene. Altrettanto strepitoso dobbiamo riconoscerlo anche la gara del biellese Giorgio Di Segna, che lo ricordiamo un dimenticato campione vincitore dell'edizione del 2000 delle Valli Ossolane, che ha coraggiosamente e malgrado i problemi che ha avuto anche lui sabato pomeriggio con la sua macchina è riuscito ad arrivare al 4° posto. E sono passati 16 anni da allora, ha fatto piacere a tutti quanti, anche al pubblico e agli appassionati, rivedere Giorgio nuovamente in gara in questo rally. Sono passati, dicevamo, 16 anni e lui non è cambiato e lo si è visto. Tutti i vincitori di classe del 52esimo rally Valli Ossolane corsosi sabato e domenica. Tante vetture e piloti che partono con numerazioni alte e che pur tagliati fuori dal successo assoluto lottano per la vittoria di categoria, peraltro facendo la vera e propria forza del rally che da sempre vanta un numero di partecipazioni assolutamente altissimo. In R5, le più potenti del lotto, quasi delle piccole VRC, ovvio successo del duo Caffoni-Grossi Ford Fiesta R5, primi assoluti
assoluti davanti a Margaroli e Dresti. Tra le Super 2000, primi Sabbadini e Pieri su Peugeot 207 Super 2000, favoriti dal ritiro di Giudici e Fatichi nella penultima speciale ad Aurano. In A7 Patritti Rizzato su Renault Clio Williams, tra le Super 1006 Fradelizio Porzio sulla mitica Renault Clio Super 1006. In classe K100 vittoria per Marane Visconti, Peugeot 106 Kit, peraltro ottimi sesti assoluti con una vettura alquanto meno potente delle altre giunte in top 10. In A6 successo di Lello Power Gorletta su Citroën Saxo. In A5 Canditi Metaldi su Peugeot 106 Rally. Tra le A0 vincono De Marco Ciocca con una Fiat 500, in N4 Serini Miglini con la altrettanto mitica Mitsubishi Lancer, in N3 Olterri Barelli su Renault Clio RS, in N2 Ciufolo Sara su Peugeot 106 Rally N2 e in N1 Giacchetti con Franca Regis Milano, sempre su Peugeot 106 classe N1. Proseguendo in R4 vincono Bestetti Nicastri, terzi assoluti, su Mitsubishi Lancer Evo. In R3C gli sfortunati Massimo Margaroli Cerutti, vicinissimi al podio fino all'ultima speciale, su Renault New Clio. In N2B Tavelli Cotellaro con una Citroen C2, in R1T nazionale Bianchi Lanfranchi, mentre infine in RS2000 benzina Nobili Miglini vincono con un Renault Clio RS.